scoperta di un rapporto diverso con la tecnologia, in cui non siamo solo consumatori, acquirenti magari, o addirittura fornitori di dati, visto questo mondo, no, che si sta aprendo, ma in cui siamo persone che controllano la tecnologia, la possiamo costruire e plasmare. In spiaggia di ombrelloni, non ce ne sono più, è il solito rituale, ma ora manchi tu. Mostrare che tutti siamo maker, ci piace dire, tutti, se abbiamo un'idea, una voglia di scoprire, oggi abbiamo delle scorciatoie che la tecnologia ci offre, che sono Arduino, la stampa 3D, eccetera, eccetera, che ci permettono di arrivare più velocemente a sperimentare, a capire, imparare. Poi magari non arriviamo alla fine del nostro progetto, ma lungo la strada abbiamo imparato talmente tante cose che abbiamo un bagaglio che ci apre un mondo di possibilità che... Lo sai che non mi va. La tecnologia del 2000 sta viaggiando a passi di gigante. Se pensate che la prima chiavetta aveva 32 mega e adesso la minima chiavetta si trova a 32 giga. Di giorno in giorno la tecnologia galoppa. Oggi abbiamo le stampanti 3D, 10 anni fa erano in fase embrionale, tra 10 anni chi lo sa, magari ci saranno delle nuove tecnologie ancora più innovative rispetto alla nostra Prusa XL, ma sicuramente è un settore che mi ispira tanto e mi appassiona tanto. Sicura, io non ti scorderò. Noi siamo sempre dei grandi entusiasti dell'innovazione, però è importante, e quello anche la nostra missione di Asper Astra, dunque divulgare la conoscenza sull'utilizzo delle tecnologie, perché è importante saperle utilizzare nel migliore dei modi. L'estate sta finendo.